Recovery Plan, cosa prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Al centro dell'attenzione di queste ultime ore, non solo di Recovery Fund, Recovery Plan, si parla da tantissimo tempo, soprattutto perché adesso ci siamo, appunto in queste ore la discussione si è fatta più serrata, la scadenza di presentazione a Bruxelles è per il 30 aprile, ma soprattutto Draghi è stato protagonista in queste ultime ore in Parlamento proprio per la presentazione del piano che rappresenta, secondo il Presidente del Consiglio, una svolta epocale. Non è solo una lista di progetti, di obiettivi, di piani nel piano, ha detto il Premier, ma è un modo per far ripartire il paese che, come tutto il mondo, è stato assolutamente, penalizzato dalla pandemia del Covid. Allora parleremo un po' di quelle che sono le prospettive future. Vi chiedo anche, perché è importante sentire la vostra voce, se credete, nella ripartenza del paese anche grazie al Recovery Plan. Uniremo tante notizie, quelle per cui la fiducia dei consumatori e delle aziende è in ripresa, quindi potrebbe esserci uno spiraglio in più, un po' più di luce in fondo al tunnel per l'Italia in questo momento. Sono partite le riaperture dell'attività commerciale, seppur in modo graduale. Certo, ci sono ancora tanti nodi da sciogliere, soprattutto tante risposte da dare alle attività che sono state più penalizzate in questo anno, però il paese cerca di ripartire. E allora, cosa ne pensate? Ripeto, tra poco rimetteremo in sovrimpressione il nostro numero di WhatsApp. Aspettiamo le vostre considerazioni. Di tutto questo parlerò con un collega di Avvenire, Marco Girardo. Marco, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito. Allora, parto dal piano di resilienza e ripartenza per il paese che è stato presentato da Draghi e che verrà trasmesso a Bruxelles in attesa di sapere se all'Europa piace quello che è stato messo nero su bianco. Che cosa ne pensi? Intanto rivediamo anche graficamente le risorse che sono destinate alle aree di cui ha parlato Draghi in Parlamento. A te, Marco. Beh, i numeri che vediamo in sovrimpressione, insomma, sono noti da tempo. Effettivamente, se guardiamo i termini quantitativi, mai c'erano state così tante risorse potenzialmente disponibili per il nostro paese. Siamo i principali beneficiari di questo piano Recovery Fund, o piano di ripartenza, di resilienza e ripartenza, insomma, che fa parte del, lo sappiamo, il Next Generation EU, questa risposta che ha tentato l'Europa di dare insieme alla crisi pandemica e ai suoi contraccolpi sociali ed economici. Io partirei dal nome Next Generation EU, l'ha richiamato anche il presidente Draghi nei suoi interventi, lo sta richiamando anche in questo momento nella replica alla Camera. È un piano pensato per la prossima generazione. Quindi la proiezione e il tentativo è quello di preparare un'Italia diversa e migliore per chi oggi ha 20 anni, 30 anni, per la generazione del futuro. Quindi questo è il caposaldo. Se guardiamo alle risorse, le voci più consistenti sono quelle delle due transizioni che ci devono accompagnare, la transizione ecologica, in particolare quella energetica, fatta di tanti, insomma, elementi rispetto all'energia, rispetto all'impatto ambientale, e la seconda voce più corposa è quella della digitalizzazione, che poi include anche l'istruzione e la ricerca. Complessivamente sono 220 miliardi. Vi dicevamo, mai c'erano così tante risorse disponibili, superiori a quelle del piano Marshall, famoso dopo la seconda guerra mondiale, mai così tante risorse disponibili, ma dal mio punto di vista quello che più conterà non sarà la quantità delle risorse né la capacità di spesa, ma le riforme strutturali che sono la seconda gamba importante del piano di ripartenza. Esatto, Marco, guarda, mi hai anticipata proprio di un istante perché ti stavo dicendo è tutto molto, molto bello, nel senso che quello che è previsto nel piano, oltre alle risorse veramente importanti per il nostro paese, tocchiamo anche dei temi cruciali che servono proprio all'evoluzione stessa dell'Italia, quindi all'evoluzione che ci serve per essere sempre più competitivi. Quindi è tutto molto bello, però sappiamo molto bene che a volte in Italia non è che non riusciamo a fare le cose perché non abbiamo idee, anzi, e diciamocelo, però perché a livello strutturale siamo rallentati da una serie di questioni che non riusciamo a risolvere, cioè abbiamo un sacco di riforme latenti, la riforma della pubblica amministrazione, della giustizia, del fisco e chi più ne ha più ne metta, che tutti vorrebbero vedere a compimento, però restano sempre lì. Quindi questo è il nodo cruciale, no? Ecco, mi hai già risposto, però ti chiedo ancora di una specifica su questo aspetto che credo che sia rilevante, anzi fondamentale e principale.
Assolutamente, esattamente così. Perché? Perché non dobbiamo dimenticare che queste risorse aggiuntive arrivano sì perché siamo stati colpiti come tutti gli altri dalla pandemia e dai suoi effetti devastanti, anche con il nostro sistema di ammortizzatori, perché non c'è stata una così grande distruzione di posti di lavoro, anche se è stata considerevole, proprio perché ad esempio abbiamo lo strumento della cassa integrazione ed altri ammortizzatori sociali che peraltro sono stati estesi già dal governo precedente. Tuttavia, i nostri problemi risalgono a prima della pandemia ed erano quelli che tu accennavi, cioè l'incapacità di tradurre in realizzazione quella che i tecnici del management chiamano l'execution, l'idea che sta a monte, lo storytelling, anche l'accompagnamento narrativo, se vogliamo, di un piano così importante, imponente, definito epocale. Allora, quali saranno le tre riforme strutturali e perché è così importante quel cronoprogramma che è stato chiesto dall'Unione Europea e sul quale Draghi ha giocato tutta la sua credibilità, perché nella telefonata del fine settimana, nella doppia telefonata con la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è esattamente questo che ha detto Draghi. Credete che noi riusciremo per la prima volta a realizzare questo progetto? Le tre riforme cruciali quali sono? Quella della pubblica amministrazione, secondo il ministro Brunetta, dovrebbe dare il 70% della crescita aggiuntiva di PIL, grazie appunto a questa riforma. Quella della giustizia, in particolare la giustizia civile, fondamentale per attrarre gli investimenti esteri che non arrivano nel nostro paese per l'incertezza giuridica che c'è. Quindi queste sono le due riforme capisaldo. Giustizia civile, pubblica amministrazione, accanto a quella per creare gli investimenti e la semplificazione anche fiscale da questo punto di vista. Esatto. Beh, sì, Draghi ha detto proprio garantisco io, perché poi nel fine settimana abbiamo assistito a un po' di tensione con l'Europa, che evidentemente parte un po', come dire, non è molto confidente nel fatto che l'Italia riesca a sciogliere questi nodi, ma insomma anche un po' ha ragione in questo caso. Io non la difendo sempre a prescindere l'Europa, lo dico perché è giusto metterla sotto osservazione per tante cose, però diciamo che noi stessi spesso, e guarda, poco fa mi sono arrivati dei messaggi dei nostri telespettatori in cui effettivamente hanno scritto, ma insomma è normale che nei confronti dell'Italia ci sia qualche riserva, no? Da questo punto di vista, perché da anni che aspettiamo queste riforme che non arrivano. Quindi insomma l'Europa ha alzato la mano e Draghi però ha detto garantisco io, cioè lui ha proprio usato queste parole e in effetti sarà la grande prova per il Presidente del Consiglio. Guarda, siamo in un momento di cambiamento effettivamente anche questo epocale all'interno dell'Europa. Io direi un momento di cambiamento anche storico-politico. L'Europa ha sbagliato la risposta alla crisi del 2008-2009, Sì. impostando, diciamo, la ripartenza con parametri troppo rigidi, non tenendo conto delle specificità dei paesi. Ora, con questa fase di risposta alla pandemia c'è stato un cambiamento epocale, voglio dire, una prima forma di mutualizzazione del debito. Quindi l'Italia non è più isolata col suo enorme debito pubblico, potenzialmente quello più esplosivo all'interno dell'Europa, ma parte delle risorse, lo ricordiamo, arriveranno con l'emissione di questa sorta di titoli comuni del debito. Dovremo restituirle queste risorse, ma è un bene che dobbiamo restituirle perché non può essere dato tutto a fondo perduto, perché si lega al meccanismo della restituzione alla capacità di esecuzione di quello che viene promesso. Ma è anche un momento di cambiamento storico-politico perché durante l'Europa era guidata sostanzialmente dalla Merkel, che terminato il suo terzo mandato si appresta, diciamo, ad abbandonare lo scenario politico sia interno sia soprattutto europeo. In questa situazione e in questo momento particolare, molto probabilmente, Mario Draghi sta spendendo tutta la sua credibilità internazionale per i suoi incarichi dal Financial Stability Board alla presidenza della Banca Centrale Europea e ci potrebbe essere in questa fase effettivamente un nuovo protagonismo anche per il Comuni europei. Allora, intanto sto leggendo anche l'altro dato macroeconomico che riguarda il nostro paese, parliamo del saldo commerciale extra UE, quindi l'interscambio commerciale con i paesi extra UE dei 27, l'Italia ha registrato un aumento congiunturale per entrambi i flussi, più ampio per le importazioni, parliamo di un più 6,8 rispetto alle esportazioni che comunque hanno un segno più davanti, ma si fermano al 2,5. Il balzo dell'export che ricordiamo segue invece il calo che abbiamo visto a febbraio.
è spiegato per oltre la metà dall'aumento delle vendite di energia. Perché dico altro dato macro, ed è qui la mia prossima domanda per te, perché colleghiamo più cose. Abbiamo saputo che la fiducia dei consumatori e delle imprese è aumentata, peraltro è il quinto aumento consecutivo. Questo ci fa ben sperare, quantomeno come dire, a livello psicologico, perché non dobbiamo sottovalutarlo dopo più di un anno di pandemia, del nostro paese, che potrà in qualche modo guidare anche la ripartenza. Gli italiani sono propositivi secondo te, Marco? Perché poi da qui mi riaggancio anche a un altro aspetto, che è quello del risparmio, perché ripeto, l'economia reale in questo momento è sicuramente al centro dell'attenzione. Sì, è un dato importantissimo. Io credo che sia legato, sta avvenendo anche in altri paesi, è particolarmente visibile in questo momento in Gran Bretagna, sia legato all'avanzamento della campagna vaccinale. Cioè, le persone si stanno rendendo conto che una piena ripresa dell'economia reale, quindi diciamo di tutti i settori, perché il manifatturiero è rimasto abbastanza sostenuto anche durante cui si bloccarono anche molte attività produttive, poi per il proseguo è riuscito ad essere in qualche modo messo in carreggiata, tanto che i dati sulle esportazioni poi hanno confermato, essendo noi un paese vocato alle esportazioni, che c'è stata una sostanziale tenuta o comunque un crollo molto più basso. Il problema è stato nel settore dei servizi, del turismo e via dicendo. Allora, l'aumento della fiducia sia delle imprese e dei consumatori credo sia da legare al fatto che abbiamo sfiorato quasi le 400.000 vaccinazioni al giorno, l'obiettivo è di arrivare entro poche settimane alle 500.000 vaccinazioni al giorno e quella dicotomia che c'è tra risposta all'emergenza sanitaria e risposta all'emergenza economica è destinata ad assottigliarsi. Noi riusciremo a ripartire effettivamente quando avremo un 70% di popolazione vaccinata. Mi riaggancio alla tua domanda, ovviamente sulla parte relativa ai consumi proprio degli italiani, perché non dimentichiamo che il 60% del nostro che sono quelli che hanno subito il tracollo maggiore in quest'ultimo periodo. Un dato interessante dell'Eurostat 2 giorni fa, per la prima volta la spesa pro capite annua degli italiani è andata sotto il valore medio europeo. Non era mai accaduto. Questo è dovuto alle restrizioni, ma anche alla caduta del reddito. Per cui che ci sia questo aumento di fiducia prospettica che poi si possa tradurre in un nuovo aumento dei consumi, delle attività anche dei servizi, del turismo e del commercio, lascia effettivamente ben sperare. Infatti, una delle notizie di questi giorni è proprio quella relativa al risparmio degli italiani, che nel corso del 2020, parliamo di conti correnti, quindi di liquidità, è cresciuto di 175 miliardi di euro, di cui 75 miliardi versati da singoli cittadini e un centinaio da imprese, per tornare anche sui dati che sono stati pubblicati proprio a livello macroeconomico. Il totale della liquidità degli italiani ha raggiunto i 1.167 miliardi di euro, quindi viaggiamo verso i 2.000, però appunto a fronte di un crollo dei consumi. Chiaramente abbiamo risparmiato di più, per quanto gli italiani, noi italiani siamo un popolo di risparmiatori, lo sappiamo, però insomma abbiamo risparmiato di più per tanto tutte le conseguenze ovvie della pandemia, cioè la perdita di posti di lavoro, stipendi cioè liberi professionisti che hanno lavorato meno, fatturato, voglio dire, più piccolo che abbiamo messo da parte, però anche proprio perché le attività sono chiuse, quindi la mobilità è limitata, non abbiamo più frequentato i ristoranti per cena, non abbiamo più viaggiato, e tu prima parlavi proprio di servizi e turismo, che sono i due settori particolarmente colpiti. Ecco, come vedi questo tema delle riaperture graduali, cioè abbiamo un prospetto ben definito o ancora manchiamo in qualcosa? Perché un'altra questione fondamentale che abbiamo sempre messo sul tavolo è questa, cioè che non abbiamo avuto una progettualità un po' definita. Questo ha penalizzato ulteriormente le attività che sarebbero comunque state penalizzate dal Covid. Beh, effettivamente bisogna anche dire che è stato molto complicato tenere il passo di una pandemia che insomma nessuno aveva mai provato in queste proporzioni né nel nostro né negli altri paesi, che ha un meccanismo di esplosione
quando c'è un tot numero di contagi che abbiamo imparato in questi mesi che è esponenziale, quindi sfugge alla nostra capacità proprio di razionalizzarlo, di vederne l'efficacia. E poi noi torniamo sempre, quando calano un po' i contagi, a quel meccanismo anche psicologico, legittimo effettivamente, che qualcuno definisce un bias cognitivo, insomma, di pensare che la situazione sia effettivamente risolta, senza tener conto che poi probabilmente, cioè, il virus è ancora in circolazione finché non ci sarà una vaccinazione sufficiente di copertura della popolazione, potrebbe riesplodere in diversi focolai. Detto questo, qual è la situazione? Beh, l'istituzione delle diverse zone a colori, gialla, rossa, arancione, poi anche arancione rafforzato, è stato un primo tentativo di isolare, almeno circoscrivere. Ora, con questa fase di riapertura e con l'aiuto probabilmente della buona stagione, si potrebbe riuscire effettivamente a fare degli eventuali blocchi temporanei più mirati, più circoscritti, in maniera tale da favorire effettivamente la ripartenza di servizi e turismo in maniera più adeguata. Questa però è una grande scommessa, un equilibrio molto delicato che tiene conto di diverse variabili, di diversi fattori. Io credo che effettivamente nessuno sia in grado di prevedere quale sia la strada migliore. Abbiamo visto anche, insomma, in Germania, in Francia, nessuno ha trovato la risposta migliore. La Gran Bretagna l'ha trovata nella campagna di vaccinazione, diciamo, massiccia e così poderosa che le ha permesso una riapertura in questo momento più efficace delle nostre. Ecco, poi speriamo anche ritornando, insomma, tema ripartenza e recovery plan, che non ci siano rallentamenti anche dovuti alle varie voci che poi si inseriscono nel ragionamento. Con questo non sto dicendo che non è giusto il confronto, anzi, però insomma è chiaro che quando parliamo di un piano così poderoso come quello presentato a Bruxelles, bisogna a un certo punto anche indirizzarlo, punto e stop. Speriamo che, mi riferisco al fatto che ci sono già non tensioni, però insomma delle alzate di mano da parte dei sindacati, dallo stesso Parlamento con maggioranza, insomma, che si divide su più prospettive e più prospetti. Insomma, speriamo che non ci sia un rallentamento anche da questo punto di vista, perché mi è venuto in mente anche questo punto, perché leggo Draghi, una ultima ora, diciamo così, un'agenzia. Super bonus troppo complesso, e parliamo proprio anche della semplificazione che speriamo di raggiungere entro maggio, un decreto legge per semplificare. È un po', ecco, il super bonus ha rischiato di far slittare la decisione, no, rispetto a questo piano da presentare, e che peraltro è stato già discusso. Insomma, anche qui un anno fa è stato presentato il super bonus, a distanza di un anno non è praticamente successo niente, perché pare che sia troppo macchinoso tutto il procedimento. Vedi, no? Torniamo al discorso di prima. Speriamo che, Esattamente ecco, così. speriamo ci sia una semplificazione totale. Erano stati stanziati diversi miliardi, il cosiddetto tiraggio, cioè chi è riuscito effettivamente a fare i lavori e quindi ricevere questo 110%, quindi più di quanto ha speso, ha comportato l'utilizzo di 560 milioni, poco di più, a fronte dei miliardi stanziati già quest'anno per questa prima fase. Questo fa esattamente capire a cosa servono le riforme strutturali, la semplificazione, quella della pubblica amministrazione e poi quella della giustizia civile. A me, diciamo, guardando il cronoprogramma, pensare che entro il 2021 vengano fatte tutte e tre queste riforme, cioè, lascia ovviamente molta perplessità. Mi auguro che vengano fatte, ma le resistenze ci saranno perché qui c'è una divergenza, no? Tra chi, questo è un governo tecnico supportato dalla politica, tra chi si prefigge l'obiettivo ovviamente di traguardare ai prossimi 20 anni e quindi ha necessità anche di fare riforme che politicamente sono impopolari perché non pagano subito dal punto di vista della risposta degli elettori alle urne, e l'esigenza di portarle a termine in un contesto in cui bisogna essere anche supportati da una larga maggioranza politica, peraltro abbastanza eterogenea, come sappiamo. Quindi la sfida si giocherà esattamente tutto lì, nella capacità di riuscire a convincere la politica a traguardare ai prossimi anni, non al prossimo anno quando si voterà. No, certo, e poi appunto noi esultiamo sempre, no? Bello, per carità, essere propositivi, però esultiamo, diciamo, ah, ce l'abbiamo fatta, siamo bravi, ci applaudiamo da solo prima ancora, ci cioè, mettiamo il carro davanti ai buoi, no? Appunto,
Superbonus, l'anno scorso sembrava che dovesse succedere chissà che e ne stiamo ancora parlando, anzi lo dobbiamo rivalutare proprio perché così come è stato concepito non è servito a nulla, ma perché a livello strutturale siamo indietro, non abbiamo riformato. Mi viene in mente anche quando abbiamo annunciato il reddito di cittadinanza, abbiamo sconfitto la povertà. Un attimo, vediamo se funziona prima, poi indipendentemente dal fatto che sia arrivata la pandemia e non ce l'aspettavamo, che quindi era evidente non potesse aiutare le fasce più deboli, però insomma, ecco, abbiamo questo brutto vizietto di gioire prima che le cose avvengano. Un'altra riforma necessaria, secondo me, o comunque una rimodulazione. Io chiedo alla regia di mettere ancora la grafica del Recovery Plan, perché tra le varie voci, ovviamente, c'è quella relativa al sociale, inclusione sociale. E a più riprese è stato detto che questo piano servirà proprio ad aiutare giovani e donne che sono tra le categorie più colpite dalla pandemia, non a caso. Anche lì però, insomma, Marco, la domanda è molto semplice, poi la risposta invece è più complicata. Quando parliamo di welfare in Italia, cioè ci aspettiamo davvero prese di posizioni efficaci ed effettive per modificare anche tutto ciò che ancora oggi non va? Cioè, penso all'universo femminile, no? Al lavoro, aiutare le donne che vogliono avviare un'attività o che banalmente vogliono lavorare pur non dovendo scegliere tra lavoro e famiglia, insomma, anche lì vanno fatte tante cose, altrimenti categorie giovani e donne, insomma, non so quanto potranno essere aiutate solo con i soldi che sono destinati a questo. Hai fatto bene a ricordare, diciamo, che i più colpiti come categorie, le più colpite come categorie dalla crisi e anche dalla perdita del posto di lavoro sono state effettivamente donne e giovani, perché quelli, diciamo, con un più alto tasso di partecipazione al mercato del lavoro attraverso contratti a tempo determinato e non indeterminato, e perché operanti in quei settori che sono stati effettivamente più colpiti dalla crisi, il commercio, di welfare e inclusione sociale e di tutte le cose che serve fare. Allora, anche qui c'è un cambiamento fondamentale che il nostro paese dovrebbe essere in grado di fare, e che sarà molto legato alla capacità di formare le persone giuste in livello periferico. Mi spiego meglio. Sappiamo che non potrà più fare tutto lo Stato, cioè il welfare state, quello garantito dalle istituzioni statali nelle varie articolazioni e forme, da centrale a regionale, non sarà più sufficiente a garantire l'inclusione sociale. Abbiamo però presente nel nostro tessuto sociale economico 5,6 milioni di volontari, circa 300.000 organizzazioni del cosiddetto terzo settore che lavorano esattamente in quell'ambito, quello dell'inclusione e della coesione sociale. Allora, è stato anche riformato il meccanismo del terzo settore con un suo codice proprio, con una sua legislazione propria, e dentro quella legislazione c'è un articolo fondamentale, quello della coprogettazione tra pubblico e privato. Allora, si riuscirà a vincere anche questa sfida e a spendere bene tutte quelle risorse nel momento in cui avremo una pubblica amministrazione in periferia, funzionari dei comuni, funzionari delle province e delle regioni che saranno in grado di coprogettare insieme alle realtà non profit del terzo settore, imprese sociali, cooperative e via dicendo, dei progetti di welfare territoriale inclusivo che supportino quello che lo Stato non può più fare. Attenzione, in una logica non assistenzialistica, ma proprio in una logica not for profit. Cosa significa? Che quelle risorse semplicemente non è che devono costare zero o essere elargite dallo Stato, ma devono essere generate dal tessuto sociale, economico e reinvestite sul territorio. Quindi non servono a Certo. fare utili, ma servono a fare utili sociali. Certo, assolutamente, anche questo è un po' quello che è mancato. Non mi viene in mente, non c'entra nulla, attenzione, però il tema delle multe, delle sanzioni stradali, si è sempre detto utilizziamo quello che entra nelle casse dei comuni per mettere in sicurezza le strade, no? Ecco, diciamo la finalità sociale. In questo caso, ripeto, delle sanzioni è un altro discorso, però insomma ci manca quell'approccio lì di utilizzare veramente le risorse per gli investimenti nel sociale, nella struttura. Allora, un'ultimissima cosa, un'ultimissima domanda, visto che prima abbiamo parlato di risparmio, quindi liquidità che è aumentata per gli italiani proprio per forza di cose. Tu hai scritto un po' di tempo fa un libro, guarda, riprendo il titolo esatto, Economia e famiglia, quando fare quadrare il bilancio. E quindi insomma la domanda sorge spontanea, come farlo quadrare oggi?
Il dato che tu citavi prima dell'aumento, diciamo, della liquidità sui conti degli italiani è effettivamente figlio di questa crisi. Noi abbiamo subito la più grande perdita di reddito, distruzione di reddito, perso il reddito da lavoro, perso il reddito, il fatturato di molti liberi professionisti, piccole imprese, partite IVA e via dicendo, e al contempo abbiamo assistito al fenomeno classico, meccanismo keynesiano, insomma, di trade-off dal, diciamo, consumo e investimento al risparmio, cioè questo è risparmio precauzionale. Le persone hanno avuto molto paura di non poter far fronte alle lunghe conseguenze, l'impatto economico e sociale della crisi sanitaria, per cui hanno risparmiato. Ora, come far quadrare il bilancio in questa situazione? Intanto bisogna far ripartire nella sua completezza il mercato del lavoro con tutte le attività che hanno subito ovviamente una contrazione, una chiusura, un blocco, una situazione di difficoltà. Dopodiché, evidentemente, ci sarà in maniera molto oculata da scegliere anche per le stesse famiglie come destinare parte di quelle risorse che sono state accumulate non direttamente in consumi, ma in piccoli investimenti sul futuro, investimenti che possono essere produttivi per chi è una piccola partita IVA, per chi ha una piccola attività economica, un lavoro autonomo, e Sì. possono essere anche strumenti di investimento diversi dalla liquidità sul conto corrente per le altre famiglie, in ottica, a mio modo di vedere, soprattutto previdenziale, perché insomma il grande tema delle pensioni che sono state spostate più in là e saranno spostate più in là, ma saranno consistenti dal punto di vista della consistenza minori di quelle che esistono oggi e esistevano fino a ieri, è un tema su cui riflettere molto. D'accordo, guarda, riassumo tutto con un messaggio che è arrivato di un amico che scrive: incrociamo le dita, e dice tante cose. Questo messaggio, insomma, incrociamo le dita in generale per la situazione del Covid, e quello è ovvio, però si riferiva proprio all'Italia, cioè per come saprà far fronte a queste sfide che sono cruciali. Anche perché, lo dicevo anche in precedenza, Marco, dobbiamo già considerare che nei confronti di altri paesi europei partiamo in penalità, cioè siamo il cosiddetto fanalino di coda. Se noi ci fermiamo e loro procedono, figuriamoci questo gap come aumenta ancora di più. Quindi è l'aggravante proprio quella. Grazie Marco Girardo, giornalista Avvenire, ti seguiamo naturalmente anche quotidianamente sul giornale, e poi ci risentiamo presto sulle fonti TV. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata, incrociamo le dita. Esatto, incrociamole. Grazie, grazie Marco.